La partita che non ti aspetteresti mai di vedere va in scena al Palaestra di Siena, dove il Bisonte Firenze trova rifugio in questa circostanza per l'indisponibilità del Mandela e dove resta letteralmente ingabbiata Novara. Finisce 3-0 per le bisontine questo confronto di gara 1 dei playoff scudetto, con una squadra, quella di Caprara, assolutamente in palla e una, quella di Barbolini, nel pallone e fin dall'inizio, perché fin dall'apertura c'è stata una compagine in fuga e una costretta ad inseguire. Il parziale più equilibrato è stato il secondo, nel quale le ospiti si sono riportate sul 22 pari dopo essere state sotto anche 19-13, ma sul più bello il Bisonte ha rotto gli indugi ed è riuscito ad allungare definitivamente. Il terzo set poi non ha avuto storia e si è avuta la sensazione che Novara avesse solo voglia di tornare il più fretta possibile a casa. Solo Kite e Lippmann stavolta hanno fatto la differenza e a tratti abbiamo visto davvero un grande Bisonte che adesso proverà a fare l'impresa a Novara.